La telecamera di TV7 entra per la prima volta nella stanza di Emanuela Orlandi. È rimasta congelata al pomeriggio del 22 giugno 1983, 28 anni fa, quando Emanuela è uscita dalla sua casa in Vaticano ed è scomparsa nel nulla. L'ingiustizia perenne è giustificata da 28 anni, sono passati 28 anni, quindi ormai no. 28 anni è come un anno, come un giorno. Se è stata fatta un'ingiustizia a una persona, secondo me bisogna arrivare ad una chiarezza. Sono tanti, ma per me è veramente come se fosse ieri. Londra, martedì mattina. Le telecamere di chi l'ha visto seguono Pietro Orlandi sull'ultima pista che potrebbe portarlo, finalmente, sulle tracce della sorella Emanuela. Ma se anche c'è l'1%, quell'1% uno lo deve verificare. L'ultima pista parte qui, nella cucina di casa Orlandi, dove è nato Mia sorella Emanuela, il libro che Pietro ha scritto con un giornalista del Corriere della Sera. Siamo partiti da una premessa fondamentale, che per arrivare a scoprire se Emanuela è viva o comunque a accertare le responsabilità di chi l'ha sequestrata ed eventualmente uccisa, occorre mettere insieme tutti i tasselli di questa vicenda. Ma tante cose sono riuscite proprio rileggendo le sentenze bene, a fondo. Lì sono usciti dei particolari che all'epoca sinceramente erano sfuggiti o che non avevo saputo, perché noi le cose le sappiamo dai magistrati, dagli avvocati, e quindi le sappiamo così in maniera molto dall'esterno, diciamo. Anche l'agente Lupo ha letto il libro di Orlandi e Peronaci e attraverso il telefono ha consegnato ad una TV romana l'ennesima verità. Buonasera. Buonasera. Posso chiederle il nome? In gergo nostro militare mi chiamano Lupo e sono il Lupo solitario. In gergo facciamo perché? Perché in gergo? Facciamo parte dei servizi italiani e facciamo parte di una struttura protetta italiana. Lei ritiene in questo momento Emanuela dove si trova? In Inghilterra, in una struttura privata e protetta. Ora quindi si troverebbe dove, in particolare in Inghilterra? In Inghilterra, in centro Inghilterra, dentro una, diciamo, un manicomio, un matocomio, come Bonzi vuol dire. Ma dove? A Londra oppure in altre città? A Londra, centro Londra. Ah, quindi nel centro di Londra, e in particolare sarebbe chiusa, segregata? Dall'inizio fino adesso è sedata. Quali persone si prenderebbero cura di lei? Sì, ci sono due medici che sanno tutto e quattro infermiere. Da una TV all'altra la storia di Emanuela è tornata nell'unico studio televisivo dove non hanno mai smesso di cercarla. Buonasera Pietro Orlandi e buonasera Fiore. Fiore. Buonasera Federica. Siamo andati a bussare seguendo le indicazioni che Lupo Solitario ha dato in quella diretta televisiva. Intanto Pietro ti ha dato l'indicazione, il nome dell'ospedale, no? Sì, era il Queen Elizabeth Hospital di Birmingham. Mi chiedi se potrebbe essere ricoverata nella struttura di lunga degenza, perché la stiamo cercando, spiegami perché. Is there any chance that she could be in the other wing, the second wing? In quel momento mi ha dato un attimo di, sì, di ansia, perché l'ho vista che è entrata, guardava la foto, era un po' agitata e diceva: ma questo viso, ecco, questo nome, Pietro, quindi vediamola anche noi, facciamola qualcosa. Vedere ai telespettatori la foto, l'invecchiamento che ha fatto la polizia scientifica. Particolari che combaciano e particolari che non tornano, e le presunte rivelazioni dell'agente Lupo, che si chiamerebbe Luigi Gastrini e che proprio per il suo ruolo nei servizi segreti sarà presto ascoltato dalla Procura di Roma. Anche nella telefonata con TV7 aggiunge nuovi particolari.
Lei che ruolo ha avuto in questa vicenda? Cioè, a che titolo parla? Parla per sentito dire? Ci sono i supervisori quando si fa un incarico delle persone e controlla tutto, se tutto va bene, tutto va secondo i piani che si è stabilito. Basta. Lei era un supervisore di questa vicenda o era un sottoposto? Sotto il supervisore. E quindi lei ha assistito proprio quel giorno, il 22 giugno 1983, sì. Lei era nella zona di Santa Pollinare dove è sparita Emanuela. Esatto. E dopodiché, ma chi l'ha presa? Chi l'ha presa? Chi l'ha avuta in carico? Agenti italiani che l'hanno passata? Agenti in cui dovevano fare il lavoro. Ve l'ho detto, troppo polverone, sto tirando su e troppo polverone si sta facendo. Adesso la faccenda si fa più seria, adesso incominciamo a avere frutti. Questa conversazione lei pensa che viene ascoltata da qualcun altro? La stanno registrando perché lo sento sotto. Non si preoccupi che non è che ce l'ho bel fine e lavoro mi ha insegnato tante cose nella vita. Comunque lei conferma che è a Londra, Emanuela? Sì, sì. Perché c'è anche sul nome dell'ospedale dove sarebbe trattenuta. Secondo lei gli do il nome esatto, gli do il nome del personaggio esatto. La saluto. E lei è stata rapita per la sua cittadinanza, quello che ci dicevano sempre i rapitori durante le telefonate. Si sta cercando di fare quanto è umanamente possibile per contribuire alla felice soluzione della dolorosa vicenda. Papa Wojtyla, che fu ferito nel famoso attentato a Piazza San Pietro due anni prima della scomparsa di Emanuela, vi è sempre stato vicino. E le istituzioni vaticane, che sono uno Stato, che hanno una loro magistratura, una loro polizia interna. Li avrei voluti più vicini a Emanuela, a una cittadina vaticana. Ecco, che non è solo un fatto a pretendere chiarezza, perché Emanuela è stata rapita in Italia, quindi secondo me il governo Vaticano in qualche modo doveva pretendere chiarezza. Che tra la scomparsa di Emanuela e l'attentato a Papa Wojtyla ci possa essere un collegamento è un dato di fatto emerso subito dopo il rapimento. E così, appena Liaçka è uscito dal carcere, Pietro Orlandi è volato in Turchia per incontrarlo. Io l'ho sempre associato a Emanuela, nel senso che in 28 anni ho sempre visto l'immagine di Emanuela nel manifesto e la faccia di Liaçka, perché dall'inizio è sempre stato legato. Emanuele Orlandi sarà liberata molto presto! E volevo guardarlo negli occhi mentre me lo ridiceva. E com'è andata? Mi ha guardato negli occhi e me l'ha ridetto. Beh, ascolta, questa è una occasione unica e ultima. Questa storia, non ho nessuna illusione, capisci? Sono un uomo libero ormai, certo. Non ho bisogno di nulla e nessun potere occulto. Allora io vi dirò la verità assoluta. Che parole? Beh, sarà per voi una sorpresa inaudita, ma la verità siamo, siamo abituati a tutto. Ascoltami, rapita dal governo Vaticano, ho delle prove indiscutibili, hai capito? Soltanto per ottenere la mia liberazione. La decisione è venuta dal governo Vaticano. Io non ti dico nessuno, però l'esecuzione del piano è stato fatto in relazione tra la CIA, servizi segreti americani, e il SISMI, servizi segreti italiani. Hanno portato via, ma il Vaticano sa tutto, hai capito? Oggi il Vaticano non commenta le ultime novità del caso Orlandi. Su questa vicenda, in 28 anni, il tradizionale riserbo dello Stato più piccolo del mondo si è rotto solo in pochissime occasioni. E anche in questo caso, dalla sala stampa vaticana, filtra solo disappunto. Possibile che c'è ancora chi va appresso alle parole di una persona che ha detto tutto e il contrario di tutto? Questa storia ci ha fatto venire in mente il cubo di Rubik, perché dentro questa vicenda ci sono tante facce, tante piste, e il problema è riuscire a far combaciare ogni lato e a renderlo dello stesso colore. E Pietro più volte mi ha detto: l'unica persona che effettivamente sa come risolvere il cubo di Rubik è Emanuela, spero di riuscirci anche io. E sono passati così 28 anni, nell'attesa di qualcosa di nuovo, perché una verità, io sono dell'idea che prima o poi dovrà uscire, cioè deve uscire.